Un gioco di sole carte super intrigante. Andiamo a scoprire cosa contiene la scatoletta di Mind Up. Ciao a tutti quanti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi, pronti per fare un nuovo unboxing Super Reaction, perché in realtà non so di preciso che cosa ci sia all'interno di questa scatola, titolo che non ho ancora provato, quindi non so darvi le mie impressioni su questo titolo, ma che sono curiosissimo di giocare. Novità di Get On Games che ha sponsorizzato questo video per 3-6 giocatori dagli 8 anni in su, circa 20 minuti sto parlando di questo Mind Up, gioco nel quale dovremo cercare di ottenere le carte migliori per noi e lo faremo selezionando carte in simultanea dalla nostra mano, che poi riveleremo, e mettendole poi in ordine crescente andremo a stabilire qual è la carta che verrà a noi, e più colori diversi prenderemo maggiori saranno i punti che le carte ci potranno dare. Dovremo poi puntare a quelle più interessanti cercando di capire gli altri giocatori cosa stanno puntando. Inoltre modalità avanzata, dove si possono andare ad introdurre anche degli obiettivi, basta cianciare, andiamo a togliere subito il celofan. All'interno ovviamente ci saranno solo carte, non so se ci sarà qualcos'altro oltre al regolamento, ma penso di no. Ed ecco che abbiamo proprio il nostro regolamento qua. Ah, è uno di quelli che si dispiegano a mo' di cartina geografica, quelle del tutto città che si usava a tenere in macchina tantissimi anni fa, con la spiegazione delle regole del gioco, la preparazione, lo svolgimento, e come vedete molto semplice. E questa parte proprio per la variante che vi dicevo con gli obiettivi. In realtà si giocheranno 3 round, da quel che so è chi ha più punti alla fine dei 3 round vincerà. Punti che saranno dati non solo in realtà dai colori delle carte che terremo, ma anche dalle carte stesse, perché le carte che prenderemo ci potranno anche dare dei bonus o dei malus quando le otterremo. Quindi tutte le carte con questo dorso qua saranno le carte numerate da 1 a 60 nei vari colori, e ognuna di queste carte, come vedete, ci potrà dare anche dei malus, in questo caso rossi, oppure dei bonus quando le prenderemo e le metteremo davanti a noi. Per ogni colore di carta ci sono una dozzina, credo, di carte, non so fare i conti, ma non so neanche quanti siano i colori, però 1, 2, 3, 4, se sono 5 i colori, 12 per 5 fa 60, quindi dovrei aver detto giusto. E vediamo se i colori effettivamente sono solo 5, se sono 6 in realtà sarà 10, ma sì, i colori sono solo 5. Queste saranno le carte che una per giocatore determineranno posizionate davanti a noi. Ogni carta che metterò nello slot 1 mi varrà un punto, qua 2 punti, 3, 4 e 5, ma va san dir che i colori uguali li andrò ad impilare e partirò sempre a riempire dalla mia sinistra, quindi sempre da quelle che mi daranno meno punti. E certo che però avere più carte dei valori maggiori mi varrà ovviamente di più. E abbiamo poi, con questo dorso, abbiamo in realtà le carte che ci daranno gli obiettivi, quindi nuovi modi di fare punti. Se ci troveremo con quantitativi dispari, credo, di carte arancioni, oppure con le carte arancioni negli slot 1 o 2 ci faranno perdere punti. Vedete che hanno anche queste letterine in basso, queste perché noi possiamo scegliere quanti di questi obiettivi mettere, e se scegliamo di mettere tanti obiettivi, per esempio mettere, mi sembra, da 3 in su o 4 o 5 obiettivi, non ne metteremo mai due che hanno la stessa lettera. Questo perché possono andare in contraddizione tra di loro, e potremo scegliere noi con quanti obiettivi giocare per rendere più semplice o più difficile la partita. E questo è tutto quanto il contenuto della scatola di Mind Up. E allora, signore e signori, a noi non resta che metterci alla ricerca di un super ospite da portare in mansarda per giocare assieme a Mind Up. Chi vedreste bene qua in mansarda a giocare con noi? Fatecelo sapere qua sotto con un commento, e a me non resta che darvi appuntamento ai prossimi contenuti sul Mind Up, che non vedo l'ora di intavolare e di giocare. E noi vi diamo appuntamento ai prossimi video. Vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare. Come sempre, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!